come promesso, adesso vi faremo vedere che cosa c'è dentro lo zaino di Viola, che oggi è andata per la prima volta in terza elementare. Prego. Allora, apriamo la tasca superiore, quella più grande, più bella, più espressione. Sì. Allora, qui c'è il quaderno vecchio di italiano. Un po' vuoto, però lasciamo stare. Poi c'è il quaderno che oggi non ho usato. Lasciamo stare. Poi c'è un altro quaderno a quadrettoni. Lasciamo stare. Poi... Però c'è un bellissimo gatto. Sì. Ciao gattino. Poi c'è il quaderno di matematica. Con dentro le cose di matematica. Questo è vuoto. Con dentro le cose di matematica. Lasciamo stare. E poi quello di italiano che per oggi non ho fatto niente, non nel quaderno, quindi è vuoto. Poi ho questo libretto per disegnare a scuola quando c'è la ricreazione, che è molto bello, eh? Ho disegnato tante bambine. Poi c'è il diario. Seven, con gli stickers. Un quadernino lo stesso per disegnare, però libero, non devo fare. E il temperino. Quella è tutta la roba che ho qui dentro. Poi qui dentro c'è un'altra tasca, che però dentro è vuota. Adesso apriamo quest'altra cerniera. Dentro c'è un meraviglioso, lo zaino sta cadendo, un meraviglioso astuccio. Apriamo l'astuccio. Dentro ci sono tutti i pennarelli, tutti. Lì. Un altro astuccio, questo con i pastelli. Oddio. Lasciamolo così. Guarda, ve lo faccio vedere. Si apre, poi si apre pure qui, e qua queste cose le ho messe a parte. Qui c'è la colla glitterata, guardate un po' questa colla, tutta fucsia con i glitter. E poi qui queste cose le ho aggiunto io, tranne il temperino e la gomma e la matita. Poi qui ci sono altri pastelli e l'astuccio è finito. Lo mettiamo via.